E questa sera presentiamo il libro di Claudia Dornasti che è qui accanto a me. Il titolo è un po' emblematico, suscita subito la curiosità del lettore perché le cose che non si devono dire. Ed è l'evocativo di situazioni che però si scopriranno poi andando avanti nella lettura, chiaramente è un titolo quindi emblematico di impatto, come si suol dire. Ora, se si dovesse catalogare, a me non piace solo catalogare, diciamo, il romanzo, perché poi il romanzo ha tante sfaccettature, però di solito quando poi si vanno a cercare, no? Per poterlo comprare si trovano tutte le varie sezioni, è un po' un romanzo di formazione, il cui scopo è proprio quello di descrivere emozioni, sentimenti, progetti, azioni, viste nella loro evoluzione e in alcuni casi anche involuzione. Normalmente i libri dove si parla di sesso, tra virgolette, mi lasciano sempre un pochino disorientata, perché non è facile, si rischia di cadere nella volgarità, si rischia di cadere anche nella banalità. Invece lei è riuscita, secondo me, a trattare queste parti nella maniera, tra virgolette, giusta. E anche perché non è un sesso normale, tra virgolette, sempre, perché sono delle scene di sesso tra i genitori, che chiaramente lui ascolta, non vede, è ovvio, e che sono da lui ascoltate e in realtà non le, inizialmente quando è piccolo non le capisce, non comprende che cosa succede rispetto a questa cosa e soprattutto a un certo punto vede la presenza di una terza persona e da bambino questa cosa lo disorienta, man mano che cresce evidentemente anche se non si dice, si intuisce che lui alla fine riesce a capire che cosa è ovvio. Ecco, secondo te è questo che poi lo porterà ad avere, e lo vedremo poi nel prosieguo della presentazione, un rapporto così difficile con l'altro sesso? Ma secondo me, secondo me lascio anche un po' di, no, anche qualche cosa che poi per le spiegazioni penso che sia giusto che anche ognuno se le faccia per conto Assolutamente, proprio certo. Però la tua dalla impressione, lettura, no? certo. Adesso non sto a entrare nel dettaglio di quello che succede ai suoi genitori, quello che è traumatico per lui e che io ho cercato in qualche modo di rendere nel corso del suo sviluppo, della sua storia, è quello che lui percepisce come qualcosa di anomalo e che può provocare sofferenza. Quindi non è tanto quello che accade, perché poi quello che accade tra due persone adulte, che in questo caso sono i suoi genitori, cioè è qualcosa che fa parte della loro vita. Quello che invece diventa un problema è come la loro vita entra prepotentemente nella vita di questo ragazzino, in una fase in cui certe cose magari non sarebbe proprio tenuto a saperle, quindi non è il dettaglio di quello che accade, ma è il come accade e come lo va a colpire senza che lui abbia possibilità di capire, di confrontarsi, perché poi comunque questo ragazzino è figlio unico, quindi in una famiglia anche molto benestante, sembra, cioè, apparentemente non gli manca nulla, la classica situazione perfetta. Io quello che volevo raccontare è come qualche cosa che non perché è anomalo, non perché c'è un'anomalia, perché non credo che ci sia niente di anomalo tra le persone quando sono tutti consenzienti adulti. Quello che non, è anomalo è quando invece un bambino si trova in mezzo in qualche cosa che non può Capisci, capire. ma in fondo lo scrittore è come se fosse uno psicologo in un certo senso, Si indaga comunque no? sulla Esatto. tutte le oscurità, che è Era la parte più quello affascinante. che volevo fare, Sì. senza però. Anche questo ritmo ferrato che è molto interessante perché a me personalmente è arrivata un po' la scrittura di Melino Tomba. No, perché capito, i dialoghi sono tutto, no? E tra l'altro come questo espediente grafico-narrativo di intervallarli con i suoi piccoli pensieri, che è il suo modo di crescere e di partecipare alla realtà. Perché a volte ci sono delle cose che gli capitano e lui sta lì che le osserva, altre volte invece partecipa anche Sì. con furia. Sì. In qualche caso diventa addirittura crudele, ora Diventa noi non sappiamo, sì, violento no, per il violento, non sappiamo se poi questo è frutto di una reazione a una vita sentimentale che non ha saputo cogliere o perché era anche lui così. Però
Comunque questo non è interessante nella narrazione, quello che succede è il modo in cui noi reagiamo a Fabio e a quello che gli accade. Ed è questo, cioè alla fine poi la narrazione è questa, però è vera questa cosa che tante volte appunto poi nella narrazione c'è molto di vero, no? Ovviamente questa è una storia, un racconto inventato, cioè non ci sono personaggi reali, no? Però poi proprio attraverso la narrazione mi rendo conto che si possono raccontare degli aspetti che sono reali, reali proprio perché quello che accade è lo svolgimento proprio delle cose, quindi non è che ci deve stare per forza una spiegazione, dopo uno si ferma, vuole ragionare, vuole capire perché è successo questo, perché c'è sempre.